Buonasera e benvenuti a Passaggi Festival, Libri Vista Mare. Siamo alla 10ª edizione, dal tema Con dubbia ragione. Per la rassegna di narrativa Europa Mediterraneo, questa sera ospitiamo l'autore Tom Cuca, alias Enkel Demi, è un celebre giornalista e conduttore radiofonico albanese, oltre che scrittore pluripremiato. Ha all'attivo la pubblicazione di 4 libri, tutti di successo, e alcuni tradotti in altre lingue. Besamucci, nel 2021, ha pubblicato l'edizione italiana del romanzo L'ora del male, vincitore in Albania del Premio Nazionale per la Letteratura 2019. Questa sera presenta il libro Flama, edito Besamucci, Premio dell'Unione Europea per la Letteratura 2021. L'autore conversa con Elisabetta Stefanelli, caporedattrice Cultura ANSA, e Anna Lattanzi, critica letteraria e coordinatrice Scuola Passaggi. Grazie, buonasera e bentrovati in questo quarto appuntamento della rassegna Europa Mediterraneo dedicata alla narrativa straniera di Passaggi Festival. Come ha anticipato Chiara, è un appuntamento molto particolare, in quanto presentiamo Flama di Tom Cuca, che nel 2021 si è aggiudicato il prestigioso premio dell'Unione Europea per la letteratura. Quando ho terminato la lettura di Flama, e, o comunque anche mentre leggevo, mi sono ritrovata con degli elementi, con delle caratteristiche che già mi aspettavo, conoscendo Tom Cuca, che tra l'altro è stato ospite di Passaggi Festival anche l'anno scorso con L'ora del male. Mi sono ritrovata di fronte ad una trama compatta, scorrevole, accattivante, ma mi sono ritrovata di fronte anche a due nuovi elementi che vorrei sottolineare questa sera. Innanzitutto uno stile un po' diverso, uno stile meno secco, più sinuoso e decisamente più maturo rispetto all'opera precedente. E un altro elemento che mi ha molto colpito è il senso di accoglienza che Tom Cuca riserva al lettore. Chiunque di voi si deciderà di leggere questo libro, si approccerà a questa lettura, pur non conoscendo Tom Cuca, magari, oppure non sapendo nulla della letteratura albanese o dell'Albania, non avvertirà alcun senso di smarrimento. Beh, questa sicuramente non è una capacità frutto di studio, è una capacità innata dell'autore. È lo studio che chiaramente si avverte nella narrazione e nella storia. E la sua capacità hanno dato proprio vita a questo racconto. Dove ci porta Tom Cuca? Ci porta nella Tirana di 100 anni fa, dove avvengono cose strane. Beh, innanzitutto c'è una invasione di topi, ci sono delle morti, c'è una sorta di epidemia inspiegabile. In tutto questo, in una situazione già devastante, qualcuno decide di commettere un omicidio. A perire sotto la mano assassina è una nana, una donna, che pratica caffeomanzia e a occuparsi delle indagini di questo stranissimo delitto è l'ispettore di Hima, che si chiede costantemente come mai in una situazione del genere qualcuno ha addirittura deciso di ammazzare una donna. Si reca per un sopralluogo con Tom Cuca, con uno appunto delle figure predominanti del libro di cui parleremo, e trova sì il corpo senza vita della donna, ma trova anche una bambina di 4 anni che tiene tra le mani una tazzina. Ed è da qui, da tutta questi avvenimenti e da una serie di quesiti che già si pongono all'inizio del libro, che si snoda poi l'intera storia, che è di qua che vorrei partire, è anche la ricostruzione di una moderna Sodoma. Che cosa ritroviamo in Flama? Beh, ritroviamo tanto di Tom Cuca, ritroviamo il mito, ritroviamo la sua passione per le storie tramandate oralmente, ritroviamo, come ho già anticipato, una trama accattivante, ma la ricostruzione di una moderna Sodoma. Cos'è e perché? Anzitutto buonasera, grazie che siete venuti e
Ti devo dire una cosa, Anna. Questa Sodoma non è solo una storia, ma non è una storia biblica, ma è una storia che si ripete, penso io, nei paesi diversi. Albania, penso, e Tirana specialmente, in questo momento, è un terreno giusto per creare una Sodoma. Perché? Perché ci sono tutti, ci sono i vizi, ci sta la corruzione, non solo la corruzione classica, ma la corruzione morale, ci sono i criminali, c'è tutta questa atmosfera che può creare una Sodoma. Ma nello stesso tempo ci sono anche le gente che ha una moralità, diciamo. Dihima, questo ispettore, per me non è un profeta, ma in un certo modo, insieme con Tom Cooke, come personaggio Tom Cooke, ce l'hanno questo credo a trovare una via d'uscita. E questa via d'uscita è questo peccato originale che è dentro a questa Sodoma, a questa Tirana. Tra l'altro aggiungo, e ovviamente puoi dirmi se la mia impressione è giusta, in qualche modo io ho visto un po' il marchio identitario in questa ricostruzione, in questa Sodoma, è come se in qualche modo tu incorniciassi la storia, la città, le emozioni dei personaggi in questo, o sbaglio? No, non sbagli. Io ti ho parlato la prima volta che abbiamo comunicato insieme, che ti ho parlato su albanità. E questa l'albanità lo trovi a Flama. Lo trovi perché non è che io sono un originale, ma gli albanesi sono così. Le nostre storie sono così. Io sono fedele di questa albanità, di queste leggende, di queste storie, di questa gente. E sono così tanto fedele che forse quando scrivo non amo la mia gente, perché li racconto con le dimensioni, penso io, con questa persona, con le dimensioni giuste. Quindi, secondo te, una piccola digressione, mi aggancio a quanto hai detto. Effettivamente tu dici: io narro dell'Albania per quella che è e per come sono io, in fondo, quando ti definisci scrittore senza scrupoli. Quindi questo significa non parlare bene della tua gente, per te? Giusto per chiarire il concetto. No, io faccio parte di questa gente. E quella gente, io non so se sono personaggi negativi o positivi. Io non sono un moralista. Non sono neanche un propagandista, diciamo. Non soffro del mito di albanese forte, di albanese classico, bello, come un soldato romano. Ma parlo per e racconto la ricchezza di questa gente, anche se questa ricchezza qualche volta non piace. Grazie. Elisabetta Stefanelli. Quando ci siamo sentite, tu mi hai detto che un po' questo è stato il primo approccio con Tom Cooke e con la letteratura di Tom Cooke. Beh, ti faccio intanto una domanda semplice in merito alle tue impressioni. E mi piacerebbe anche, visto che tu sei una giornalista, sapere anche, ecco, dal tuo punto di vista, di chi si occupa ogni giorno e quotidianamente della realtà, la tua impressione è che da questo punto di vista applicata a questa lettura. Non so se sono stata chiara. Assolutamente. E buonasera a tutti. Grazie di essere qui, mi fa particolarmente piacere. Rispetto alla domanda che mi facevi, mi ricollego esattamente a quello che stava dicendo ora Henkel. In realtà, proprio guardando questo libro con un occhio esterno, no? come ho fatto io, perché era il primo suo libro, e sono andata immediatamente peraltro a comprarmi L'ora del male e a leggere anche l'altro, perché veramente, insomma, vi invito a leggerlo, perché sono come le caramelle, uno tira l'altro.
e vi spiego anche perché. E, in realtà io non ho trovato questa, come dire, rapporto così forte con il territorio di cui parla lui. In realtà io ho trovato un valore assoluto, no? Cioè una forma in qualche modo di inattualità e di valore assoluto della letteratura in questi libri, che mi ha colpito tantissimo, proprio per il contrasto anche per il lavoro di Henkel, che è un giornalista, quindi come me, e quindi c'è in qualche modo una costrizione, chiamiamola così, poi a guardare il quotidiano, ad usare un linguaggio che sia il più chiaro possibile, forse anche per contrapposizione. Io trovo in questo libro e poi anche nell'altro, quindi credo nella sua scrittura, una ricerca di valore assoluto rispetto sia alla dimensione umana, sia alla letteratura, sia al linguaggio. E ci sono dei passaggi anche nel libro, no, in cui lui appunto non vorrei raccontare la trama perché poi è un giallo, quindi appunto lo dovete leggere, altrimenti si svela troppo. Però il protagonista, che è appunto, ha studiato a Vienna, dice: io in realtà, per capire quello che sta succedendo, devo dismettere completamente i panni della razionalità, quelli che mi porto dietro, quello che in qualche modo hanno cercato di insegnarmi per trovare l'assassino, e entrare in una dimensione completamente diversa, che è una dimensione, appunto, quello che diceva Anna, cioè una dimensione di mito, una dimensione di sogno, una dimensione di magia, che però in qualche modo, secondo me, trascendono l'Albania, no? Vanno oltre. E in questo libro, peraltro, che racconta anche di una pandemia in fondo, no? Cioè parla appunto dell'invasione dei topi che portano una malattia, e che tra l'altro a me ha ricordato moltissimo la peste di Camus, perché comunque la peste di Camus è piena di topi in tutti i vari, che tra l'altro è stato il libro che ha scandito i giorni del lockdown per me, e quindi mi ha colpito particolarmente, mi ha preso moltissimo. Quindi c'è questa dimensione letteraria forte, che è anche appunto una dimensione inattuale in qualche modo, no? Che sembra una brutta parola, invece secondo me è una parola importante, perché vuole andare oltre. E questo anche mi ricollega a quello che mi chiedevi. In realtà io trovo che oggi c'è forse un po' troppo, dal punto di vista degli scrittori, una ricerca dell'attualità, cioè cercare di andare anche dietro a quelli che sono un po' i temi caldi, le cose di cui si discute, in qualche modo plasmare la propria vena letteraria sull'attualità, un po' colpa degli scrittori, un po' sicuramente anche colpa degli editori che cercano, no? E questo invece io trovo che Tom Cooke non lo fa, e quindi è molto, molto bello, molto forte, e va oltre. E riallacciandomi a quanto afferma Elisabetta, dice: effettivamente Tom Cooke non lo fa, ma in realtà Tom Cooke parla dell'Albania di ieri per narrare di quella di oggi. Quanto questo va in contrasto, o quanto in qualche modo accoglie l'opinione di Elisabetta? Io sono d'accordo, anche perché è un punto di vista visto molto interessante, anche vero. Per esempio, su questione di topi, io quando ho scritto il libro lo avevo letto già, La peste, ma non ho pensato quando ho fatto il libro,
Il manoscritto l'ho mandato a un'altra scrittrice albanese che si chiama Diana Ciuli. E lei a un certo punto ha letto il libro e mi ha detto manoscritto, non il libro che è entrato nel processo di editing. E mi ha detto che devi cambiare l'animale, devi trovare un altro animale. Perché? Ho detto. E mi ha mandato via email un PDF di traduzione in albanese di La Peste, che io lo conoscevo. Ok, per qualche giorno ho pensato anche di cambiare l'animale, non ho trovato un altro animale, ho lasciato perdere. Ok, se faccio la plagiatura di Camus, lo faccio con piacere. E così ho lasciato perdere. Ma è vero questo, che io tento di raccontare l'Albania di oggi anche se lo vedo nel passato. Perché noi tutti siamo come alberi, abbiamo le nostre radici. I nostri radici sono non solo negli edifici, ma non solo nella storia, ma sono nella gente, nei nostri antenati, nei nostri parenti. È vero che Dihima è un personaggio, diciamo, culturalmente diverso dall'ambiente, ma se tu vai in Albania a fare il tuo mestiere, devi fare anche la vita degli albanesi, che è pieno di questi pregiudizi, di queste mentalità. Io lo faccio da solo, perché io faccio il giornalista in Albania, ma penso che spesso devo fare anche l'albanese non ignorante, ma l'albanese di un altro mondo. Io vivo con la mia mamma, lei non vede la tazzina di caffè, ma ha altre abitudini. Per esempio, lei crede che malocchio si combatta con l'alio, e ti mette l'alio nelle tasche. Ma tu non puoi contestare questa cosa, perché la prima è una bella cosa, è bellissima. La seconda, tu, anche se ce l'hai una cultura, hai letto i libri, un certo momento pensi, ma forse l'alio ce l'ha questo potere. Anche la tazzina di caffè di Hima, forse ce l'hai questo potere. E lui scopre l'assassino nei suoi incontri con diversi vedenti. Non è un mondo razionale questo, ma è una cosa irrazionale, ma che sembra e forse è anche reale. Così vivono non solo gli albanesi, ma una parte dei mediterranei. Così vivono gli italiani del sud, o arberesh, che sono qua presenti. Così vivono i balcanici. E noi non abbiamo raccontato una magia, ma la nostra realtà. Se tu devi capire gli albanesi di oggi, perché fanno le pazzie, perché fanno i bravi, dobbiamo capire prima i nostri antenati. Noi, quando parliamo sui nonni, parliamo sempre sui saggi. Ma i nostri nonni non sono stati saggi. Sono stati anche criminali, sono stati anche maldestri, forse sono stati anche intellettuali. Io ho raccontato questa tirana, perché adesso non esiste più, per raccontare i vizi di tirana contemporanea. Questo era il mio modo, non so se sono risposto. Sei stato molto chiaro. A proposito della scelta dei topi, voglio fare una domanda a Tonkuka, perché penso che adesso dovrà rispondermi. Nella critica che ho fatto al libro, io nei topi ci ho visto un simbolismo, e l'ho visto nello spirito animale del topo. Lo spirito animale del topo, il totem del topo, è uno spirito distruttivo, è uno spirito alienante, ma paradossalmente è uno spirito positivo, distrugge, annienta, ma per ricostruire. Ti chiedo cosa ne pensi di questo e se la scelta dei topi è stata fatta per questo o per qualcosa di simile a questo. A me i topi mi fanno schifo. Ho scelto questa cosa nel libro per essere così schifato da loro, ma anche dalla malattia.
perché le malattie non sono belle. Io ho cominciato a scrivere questo libro nei primi giorni dell'isolamento. Io lavoro tanto, ma a un certo punto sono rimasto a casa tante ore e non ero abituato. E ero anche nervoso perché non capivo perché, con 2 o 3 casi al giorno, l'Albania è un paese piccolo, noi eravamo nell'isolamento. E proprio nel muro della mia casa sentivo e sento ancora un topo che è dentro al muro. Non è entrato nella mia casa perché è un muro così spesso. E lui fa il suo lavoro, io sento il cammino del topo, i graffi del topo, tutto. E così, quando ho scritto, sentivo sempre questo topo che mi ha rotto le scatole. E penso che lui adesso è anche in compagnia, perché quelli hanno questo bene di fare figli e di fare una grandissima famiglia, è dietro il mio muro. E così, quando ho scritto questa cosa, avevo una colonna sonora, un personaggio che non l'ho visto mai e non l'ho visto neanche ancora, ma che mi fa schifo tremendo. E così il mio libro è pieno di topi, perché volevo dare il simbolismo di una cosa non pulita, di una cosa sporca, di una cosa che ti dà, ti trema, diciamo. E ho usato questo l'animale anche, anche nel modo paradossale, perché quando vogliamo scoprire un vaccino andiamo dai topi. E era il periodo di questa lotta per trovare una medicina, un vaccino per essere salvati. E la nostra salvezza passa dai topi. Questa era la mia metafora, se posso dire io questa cosa. Quindi comunque in qualche modo un elemento salvifico ce l'hai visto, nonostante il senso di repulsione. Certo che l'ho visto, certo, ma l'ho visto non nei topi classici, l'ho visto nelle gabbie. Oh, va bene, adesso è chiaro. Elisabetta, la scrittura di Tonkuka è una scrittura evocativa, è una scrittura fortemente descrittiva, infatti tendenzialmente il lettore si sente trascinato. Ecco, nel caso di Flama abbiamo una dimensione temporale definita, nel caso dell'Ora del Male per esempio no, ma nonostante questo il lettore è dentro. Ecco, ti chiedo, l'importanza della parola in questo libro secondo te? Tu dici ha una dimensione temporale definita. Io per esempio non l'ho trovata questa dimensione temporale, nel senso che poi al di là sì, perché c'è il carro, come dire, a parte alcuni elementi che ti danno un po' l'idea del tempo, in realtà io ho trovato proprio una sospensione del tempo anche in Flamma, cioè comunque ho avuto questa sensazione, no? E così esattamente appunto come nell'Ora del Male. Per questo poi sono andata anche a leggermi l'Ora del Male, perché più che altro ho avuto l'impressione, e questo fortemente anche attraverso il linguaggio e la storia, dell'idea di una, come dire, della costruzione di un universo alternativo, cioè un universo letterario sganciato dal tempo, un po' un lavoro di scatole cinesi, nel quale, come dire, Tonkuka andava costruendo il suo mondo terrificante, cioè nel senso che è veramente terribile. lui dice i topi gli facevano schifo, ma probabilmente questa sensazione di dolore, di sofferenza, di repulsione è una cosa che si sente moltissimo nel libro, che è molto molto sconvolgente, molto forte, e insomma io almeno alla fine sono rimasta molto scossa, ecco. E per cui insomma in tutto ciò, ovviamente tutto ciò è creato attraverso il valore
il valore della parola, del linguaggio, del racconto e l'impressione a chi, per esempio, appunto come me, non è assolutamente edotto a fondo della cultura e della letteratura albanese, che ci sia sempre qualcosa di più da scoprire, no? Come faceva lui l'esempio dell'aglio, cioè proprio la sensazione del sapere ancestrale. Una delle poche cose, per esempio, che io ho colto nel libro, perché la conosco, la questione delle vergini giurate, no? Che qui viene proprio appena accennata rispetto ad un personaggio di una prostituta che decide di fare la prostituta perché non vuole che la sua famiglia la costringa a diventare un uomo, no? E quindi, per esempio, questa è una cosa minima che io ho colto perché la conoscevo, ma insomma, immagino che ce ne siano tantissime. Quindi questa sensazione proprio di ricchezza culturale del libro, che mi colpisce tantissimo, appunto, perché anche rispetto, dico, non so, sarà una mia, una semplificazione, una banalità, però questa forza comunque della ricerca letteraria rispetto poi a chi fa il giornalista, e che comunque, al contrario, nella vita quotidiana, questo lo so, lo vivo per me, perché poi soprattutto in un momento come questo, in cui è così forte anche il web, è così immediata la comunicazione giornalistica, cioè ci deve essere una grande attenzione del linguaggio, ma anche una grande forza di comunicazione e di semplificazione. Quindi trovo invece che vada nella direzione contraria, allora dico. Mi hanno colpito dei contrasti che io ho rilevato, e il primo che vorrei affrontare con te è il contrasto tra scienza e credenza popolare. A tal proposito vi leggo due brevissimi stralci. Il primo si riferisce alla visita che l'ispettore Tonkuka fanno al medico che esaminerà il taglio alla gola che ha la donna assassinata, e il medico, con molta precisione, dice questo: osservò la zingara con attenzione, le prese la testa dalle tempie, la esaminò con cura in ogni parte, quasi le mise il naso sul petto, tanto le si avvicinò per contemplare la gola. Non è stato un coltello né un pugnale, è stato uno strumento più affilato e sottile. Direi che l'hanno tagliata con una lama. La lama la usa o il medico il barbiere, pensò a voce alta di Hima. Qui abbiamo la scienza. Qualche pagina prima siamo a casa dell'ispettore, che ha una bella famiglia, e sua moglie sta tagliando i capelli ai bambini perché hanno i pidocchi. Ed Hima dice: ma è necessario che tu fai tutto questo? E lei risponde così: è necessario, i pidocchi ti succhiano il sangue, perciò i bambini sognano tutte le notti i vampiri. Ora che hanno le teste come scodelle, il sole gliele scalderà meglio e sogneranno le margherite in abbondanza. Chi te l'ha detto, luce dei miei occhi? Mia nonna materna, la buonanima. Scienza e credenza popolare. Tu crei un equilibrio, oserei dire, perfetto. Ti chiedo su che cosa questo equilibrio tu lo basi. Ovviamente io mi riferisco sia a Flama, volendo anche all'Ora del Male. Perché la credenza popolare sempre è l'esperienza. È un uomo di scienza, l'esperienza non lo mette a parte, ma forse in questo caso anche perché Dima, che è un intellettuale, diciamo, si diverte con questa credenza popolare, perché anche la credenza popolare, quando lo racconti, ti fa ridere, ma a un certo punto tu anche cominci a pensare questa cosa. Per esempio, ti dico, peperoncino, ce l'ha questa magia? I napoletani pensano di sì.
e ti trovi il peperoncino dappertutto. Io non credo che il peperoncino è magico, ma se i napoletani lo dicono, mi piace a credere. Anche Dima fa lo stesso gioco. A lui, lui non crede, perché è un tipo razionale, ma non è un eroe, non è un Giordano Bruno lui. Lascia perdere questa cosa e va avanti con i suoi principi scientifici, ma anche con la credenza popolare. Diciamo, è un bigamista in questo caso. Un altro contrasto riguarda la legge e la negatività, il vizio, quello che sta succedendo. Dunque, i cittadini, la gente, vive quanto sta accadendo, l'invasione di topi, queste morti, come una punizione. E in questo caso la legge è la soluzione. È giusto? È giusto, ma quando vivi le situazioni così straordinarie, come era la pandemia, i leggi classici, stiamo parlando, sono una soluzione, ma non sono molto amati. Così fanno altri leggi. Per esempio, durante la pandemia, non solo in Albania, in Italia, dappertutto, abbiamo fatto altri leggi. E quelle leggi, adesso, se li vediamo un anno dopo, non sono giusti. Non erano giusti neanche in questo periodo, ma adesso non sono giusti, sono paradossali. Per esempio, quando scrivevo questo libro, in Albania è successa una cosa strana. Sono usciti nelle strade dell'Albania per combattere il virus le autoblinde. Che faceva l'esercito contro il virus? Contro il nemico invisibile, diceva il nostro primo ministro, faceva niente. Ma i leggi erano così. Anche a Flama la legge si vede come un regolatore, ma i leggi dei topi è più forte. Questo non ha scritto nessuno. Per esempio, lì esiste una scena che per divertimento i bambini, ma anche quelli che sono più maturi, uccidono i topi, uccidono per scherzo, per fare un gioco. E questa è una legge capitale che succede. È giusta? In questo momento sì, perché la gente ha voglia di vivere anche così. Io penso che la moralità di una società non ha bisogno dei leggi, ma ha bisogno di codici. Per esempio, noi in Albania, come ha detto Elisabetta, abbiamo anche i codici d'onore, che sono vecchi, sono medievali e così, ma per me sono sani, perché sono i codici d'esperienza. Anche la moglie di Dihima vive con questi codici, che non sono sempre brutti, non sono sempre tremendi, con la vendetta. Questa è un'altra parte, ma sono anche codici di esperienza di vita. Per esempio, come si fa la pulizia dei bambini, come si cresce un bambino di essere buono, di andare avanti e di fare una vita sana. Così. Tutte queste cose a Flama hanno fatto una miscela per convivere, per raccontare un'Albania sconosciuta, diciamo. Questa è forse tu li vedi come contrappunti, io li vedo insieme, non li vedo in conflitto, diciamo. No, nemmeno io vedo il conflitto. E sì, due cose sicuramente all'opposto, ma che in qualche modo creano un equilibrio. Quindi la tua posizione come autore, so che non si chiede mai, però io adesso lo faccio, la posizione dell'autore in questo, perché da una parte l'autore sta,
Quindi tu non stai né dalla parte della razionalità e né dall'altra, sei nel mezzo? Visto che hai creato una miscela. No, sono dappertutto. Sono anche dalla parte dell'irrazionalità. Io non ho scelto una posizione per essere giusto io. Questo non mi interessa, perché anch'io sono come gli altri, sono come i miei personaggi, ho anch'io i miei vizi, i miei difetti. E ridico queste cose. Anche perché io uso il nome di Tom Cuca, che è personaggio del libro, ma a un certo punto anche di Ima ha i dubbi e pensa anche Tom Cuca come un criminale. Ma Tom Cuca sono io, no? Sono io il criminale. E ti dico che seriamente ho pensato di andare in questa storia fino al fondo, ma ero debole, ero soggettivo e non volevo di chiudere la storia con un Tom Cuca criminale. Ah, va bene. Però anche nell'ora del male c'è Tom Cuca, sì, peraltro, sì. No? Quindi che non è un bel ceffo, diciamo, nemmeno lì, quindi insomma, non hai una grandissima opinione di te stessa. Elisabetta, passerei un attimo adesso la palla a te su quanto ha affermato Tom Cuca appunto riguardo la legge, riguardo alla sua importanza, riguardo alla legge come strumento, eccetera. La tua visione, forse quella che ti ho chiesto un attimo all'inizio, no? La tua visione di giornalista in questo senso, molto 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 pratica la vorrei. Guarda, questo oggi stavo leggendo un'intervista a Riccardo Muti da Chicago, perché praticamente è tutta contro la cancel culture, no? Cioè contro il fatto di censurare Verdi perché usa dei termini inattuali, adesso non adatti, usa la parola negri, eccetera. E come è stato fatto dalla Scala, insomma, hanno cambiato il testo di Verdi perché giudicato non consono alla non politicamente corretto. Ecco, questo io trovo, lo dico perché in realtà, ecco, io trovo che i libri di Tom Cuca sono proprio il contrario di questo, no? E anche in questo, diciamo, proprio politicamente scorretti contro la cancel culture, il contrario, cioè con l'affermazione di quella che è la cultura che apparentemente ci può sembrare scorretta, ma è, come diceva lui, la cultura da cui noi veniamo, cioè quello che è il nostro passato, quello che è con cui noi dobbiamo fare i conti in qualche modo. E quindi questo io lo trovo molto importante, ecco, perché sinceramente in un mondo in cui viene messo in discussione il nostro passato, anche quello che, come dice lui, cioè, su cui comunque si ha anche un giudizio negativo, non si deve avere per forza un giudizio positivo, no? E come ce l'ha il protagonista di Flama, cioè lui è... si confronta con un mondo che in parte gli appartiene, in parte non gli appartiene, e cerca di capire il senso di tutto questo, nel bene e nel male. Tornerei sulla figura di Tom Cuca. Per chi non lo sapesse, per chi non conosce, magari o sta conoscendo oggi l'autore, Tom Cuca è presente sempre. Nelle opere, o quasi sempre, non so l'ultimo lavoro che anche lì è presente, ecco, va bene, semplicemente perché fa piacere, no? All'autore inserire il personaggio. In questo caso specifico, nel caso di Flama, Tom Cuca è una sorta di angelo della morte, in senso non so negativo, positivo. Io non ho dato, almeno inizialmente, non riuscivo a dare una valenza a questa figura, perché comunque in ogni caso è una figura che con il suo carro raccoglie i morti e aiuta Dima, ma è molto alto, dato
molta importanza all'altezza, almeno io come lettrice. E anche qui chiedo a Tonkuka, perché io ci ho visto un simbolismo, una mia idea mi sono fatta, e collegando questa mia idea al simbolismo junghiano, per cui l'altezza è simbolo di risoluzione, è simbolo di controllo. Tonkuka usa la polvere bianca. Con questa polvere bianca cerca in qualche modo di, adesso uso una parola molto comune, disinfettare, cerca di pulire dove, i posti dove ha raccolto i morti. E in questo caso un collegamento che mi è venuto in mente di fare è con un passo della Genesi, dove con la polvere, in questo caso rossa, appunto si salva. Ti chiedo, c'è tutto questo in Tonkuka o è un'idea che io mi sono fatta come lettrice? C'è anche un'altra cosa, che Tonkuka è un uomo di montagna, e quelli di montagna sono alti, ma l'altezza è anche perché lui ha la possibilità di vedere le cose in un'altra posizione. Poi questa polvere bianca è rimasto nella mia coscienza dall'infanzia. Io sono cresciuto in una Tirana non così incasinata, ma molto povera. Quando i signori venivano a prendere la mondizia, passavano un polvere bianco davanti al territorio dove erano queste mondizie. E io sono rimasto fissato di questa polvere bianca, perché anche il profumo di questo era un po' più forte, creava una nausea. Ma quando noi eravamo piccoli, quei signori dicevano che non dovete toccare perché è una cosa, non trovo adesso il velenoso, è una cosa velenosa. E mi è rimasto tutto lì. Poi Tonkuka è un personaggio che fa un lavoro che non è molto rispettoso. In Albania quelli che prendono i morti sono sempre presenti, ma non sono preferiti, anche perché questi personaggi ti portano alla sfiga e sono visti sempre così. Tonkuka è un pezzo d'uomo, è un uomo alto, bello, un quasi quasi epico, ma porta sfiga. Questo è il scopo di Tonkuka in questo libro. Non è un personaggio decisivo, perché porta sfiga. E se lo vedi, lui ha le parole non tante, non usa sempre il dialogo, ma parla con le battute. Anzi, non parla, spara con le battute. Questo è il suo modo di comunicare. Non è un filosofico, ma è un tizio preciso, che lo sa molto bene, è cosciente, che porta sfiga. E questo io lo racconto anche nelle prime pagine. Se Tonkuka va vicino alla tua casa, qualcuno è morto. Forse lui passa così, ma loro hanno sempre questa paura. Così, è un personaggio che a me piace di vestire il suo carattere in questo libro, perché è vero che è presente dappertutto nella mia scrittura, ma solo in questo libro è un personaggio un po' più principale, diciamo. A me mi piace questa cosa di essere come Tonkuka, perché voglio essere nell'ombra ma anche presente. E così lo vedo la storia anche da dentro, e qualche volta penso che anche nella mia vita anch'io porto sfiga.
E da che cosa nasce questa idea? No, curiosità, no, adesso vogliamo saperlo. Da che cosa nasce così il pensiero tuo? Hai sì, avuto sì. riscontri? Sì, sì, pensiero mio. No? Ah, okay. Non è che quando ti tocco, no. Non hai avuto riscontri in tal senso? Non si porta sfiga a se stessi, però, questo è, se la vedi così, no? No, non funziona così. Allora, la cultura popolare ce l'hai anche tu. E abbiamo parlato delle tradizioni orali che si ritrovano, abbiamo parlato della scrittura, ecco, abbiamo detto che anche una scrittura evocativa, anche in Flama ritroviamo il mito, e ne parliamo in maniera molto vaga in questo momento perché non vogliamo fare spoiler. E ti faccio questa domanda: alla fine di tutto questo c'è una devastazione, ma la salvezza sì o no? O è una via di mezzo? Perché al di là di come termina il libro, ma c'è... La salvezza non è una cosa che succede solo in un attimo. La salvezza è un processo. Forse tu, quando pensi che sei salvato, sei nell'inizio del cammino. E io penso che nella mia albanità, anche nella Flama, la salvezza, che naturalmente si trova nella parte finale del libro, esiste, ma non è chiarissima. Perché io penso che è un processo. Una comunità non può salvare dal male così, perché è successo una meraviglia. Ha bisogno di combattere anche su questo. Io lo porto il lettore fino nella parte finale. Poi, se il lettore vuole che questa cosa deve essere salvata, io lo lascio a lui. Ma non sempre i lettori sono disposti a fare questa cosa. Perché tu anche nella vita quotidiana non ti regalano niente. Non è che tu ti prenda qualcosa come Google Maps e ti manda dal punto A al punto B. Tu hai bisogno di fare una strada con la tua esperienza, ma anche con le tue perdite. E purtroppo le perdite spesso sono anche umane. Così la salvezza non è una cosa che... non è la fine, è l'inizio. Non salviamo il mondo se troviamo un accordo per il grano di Ucraina, ma troviamo un modo di sopravvivere. Non salviamo l'Ucraina se troviamo il pace. Il pace ha bisogno di essere costruita, e anche in questo caso la salvezza ha bisogno di essere costruita. La finale del libro è una finale, è un finale, non so se è bello, happy end, e queste cose non le diciamo perché qualcuno forse anche ha voglia di leggere il libro. Ma al finale del libro tu puoi scrivere anche un'altra cosa, tu puoi fare anche un'altra riflessione. Io ho lasciato non senza un finale, una soluzione c'è, ma non so se questa soluzione è un happy end. Una delle cose che apprezzo della letteratura di Tun Kuka è la capacità di creare sempre un mondo concernente l'animo umano, nel senso che, indipendentemente da quello che si legge, da quello che scrive, dalla storia che propone, il lettore attento può riconoscersi e riconoscere il mondo che vive e il mondo circostante. E devo dire che sia per L'ora del male che per Flama, io mi sono ritrovata proprio in questa situazione. Riconoscere il mondo in cui io vivo. E d'accordissimo con Tun Kuka, ha anticipato quanto stavo per dire,
il finale, ecco, è un libro dove forse si poteva lasciare una pagina bianca alla fine, dove il lettore avrebbe potuto scrivere la propria idea, il proprio finale. Io appartengo sicuramente a chi, se ci sarà qualcun altro come me, non vede la salvezza in questo finale. Non la vede perché è una storia, a mio avviso, di alta drammaticità, e forse adesso vado, esprimo un parere contrario a quello che ha detto Elisabetta, e lo trovo e trovo una realtà profondamente attuale nell'atteggiamento e nel comportamento della società, indipendentemente dalla storia o indipendentemente dalla nazione, e anche dell'individuo, perché comunque oggi siamo abituati a dire noi tutti, ma mi ci metto anche io, ma alla fine io che cosa posso fare? Ed è una maniera per sfuggire al proprio dovere. Quindi io, se ci fosse stata la pagina bianca, avrei scritto meglio la distruzione. Elisabetta, chiedo a te. Funziona più. Ecco. No, no, ma infatti sono d'accordo con te, cioè il mio modo di dire inattuale è, come dire, è andare oltre l'attualità, no? Cioè cogliere il lato più profondo che ha un valore assoluto, quindi in questo senso, insomma, non andare dietro alle mode, ecco, in questo senso, inattuale ovviamente, non che non sia, anche perché poi lui stesso nel libro dice la storia non insegna mai nulla, cioè in realtà poi gli uomini continuano a sbagliare pur provando trovandosi in situazioni così drammatiche, così forti, e apparentemente risolvendole, come diceva appunto, ma è solo una soluzione momentanea, e insomma non credo nemmeno io che il finale sia positivo, anche perché poi al di là di tutto è talmente forte comunque la storia, io tra l'altro la trovo molto cinematografica come storia, e anche il personaggio di Tom Cooke qui lo trovo veramente molto 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 cinematografico, quindi mi piacerebbe vederlo in un film questo libro. E questo. Grazie Elisabetta. Per chiudere, sì, mi sentite, per chiudere Tom Cooke, Elisabetta ha fatto un riferimento alla memoria. Questa effettivamente è una cosa a te cara, una tematica a te cara, perché in riferimento in particolare forse agli albanesi, correggimi se sbaglio, dici spesso dimenticano, anche se io estenderei un po' all'umanità intera, che spesso dimentica e soprattutto non impara. Ti chiedo, in questo caso, nel caso di Flama, nel caso della storia, della struttura della storia, che messaggio tu vuoi dare e soprattutto che cosa possiamo imparare per non dimenticare? Per non dimenticare dobbiamo combattere, se la parola giusta è la memoria corta. Io non so che succede in Italia, ma in Albania noi soffriamo la memoria corta, che vuol dire che è molto facile di fare gli stessi sbagli solo perché dimentichiamo il passato. Per esempio, io sono nato nella dittatura, sono cresciuto fino a un certo punto in un sistema che lo parliamo dopo poi con Mimosa, che era un sistema disumano, e noi adesso dopo 30 anni siamo sempre nel rischio di rientrare in un sistema, non parlo di dittatura, ma di autorità assoluta. E tutto questo viene perché noi dimentichiamo le sofferenze, noi dimentichiamo l'esperienza e noi dimentichiamo che cosa
hanno fatto gli uomini contro gli uomini. La memoria corta è la condanna più peggiore di Albanesi. Questa è l'unica cosa che io voglio dire sul mio libro o come messaggio, perché tu lo sai, a me non mi piace dare i messaggi, perché ognuno è libero di leggere un testo come vuole. Lo trovo molto interessante il punto di vista di Elisabetta, perché ha visto nel processo di creazione della lettura una cosa che forse io l'ho scritto e non ho capito. E così, come messaggio, solo la memoria corta. Io ringrazio intanto Elisabetta Stefanelli per essere stata con noi e per aver condiviso questo momento. Don Cuca, io ti ringrazio innanzitutto per aver spiegato così bene alcuni punti di Flama, ma per un'altra cosa, perché ancora una volta ti sei dimostrato uno scrittore capace di parlare del tuo libro, ma di parlare oltre il tuo libro. E ti ringrazio per questo. Anch'io voglio fare un ringraziamento adesso. Io sempre osservo perché sono giornalista, ce l'ho questo vizio, non posso restare senza osservare. E ho visto Giovanni Belfiori. Anch'io l'ho visto, tardi ma l'ho visto. Ti ringrazio. È il direttore di Passaggi Festival, Giovanni Belfiori. E lo ringrazio tanto perché è molto generoso non solo a fare questa cosa. Io lo dico perché penso che l'anno prossimo non ci sarò, e così adesso lo posso dire. Il festival di Fano, Passaggi di Fano, penso che è uno dei più belli in Italia ma anche d'Europa. Sono andato dappertutto, ma una città che vive con i libri non l'ho visto come a Fano. E questo forse è merito di abitanti di Fano, ma anche Giovanni Belfiori è un abitante di Fano. Ti ringrazio, amico mio, ti invito in Albania per desintossicare questo profumo di intellettualità che tu lo metti come il virus in questa zona, e ti faccio un vaccino di una tazzina di caffè. E così t'ammazzo come fa Tom Cook. Grazie per essere stati qui con noi. L'autore è disponibile per il firmacopie. Anche Passaggi ringrazia lo scrittore Tom Cuca, che questa sera ci ha presentato Flama, edito Besamucci. Ringraziamo Anna Lattanzi e Elisabetta Stefanelli, che hanno conversato con lo scrittore. Grazie ancora. Chiediamo all'autore di firmare la prima copia per la biblioteca di Passaggi.